Vanessa Bordin, io lavoro nell'ULS 1, all'ospedale di Belluno, e mi occupo di senologia, in particolar modo di mammografie ed ecografie. Collaboro oggi in questa bellissima iniziativa di Onda Rosa per fare la prevenzione e spiegare alle donne quanto importante sia la prevenzione del tumore alla mammella facendo ecografie e visite senologiche. È una manifestazione molto bella perché, oltre che fare questi esami di prevenzione, mi permette di parlare con le donne, di spiegare l'importanza della prevenzione e anche le tempistiche adeguate con le quali già le ragazze possono avvicinarsi per prevenire il tumore alla mammella, che purtroppo è il principale tumore che interessa le donne oggi, ma è un tumore che, se diagnosticato in tempo, ha una grandissima possibilità di guarigione. Quindi oggi si parla di una sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi del tumore di circa il 90%, quindi è molto molto importante. Quindi il messaggio che io voglio dare, che è fondamentale, è che le donne non devono avere paura, non devono avere vergogna di venire da noi senologhe o andare dal proprio medico di base. Se hanno dei dubbi, se si sentono qualcosa di strano nelle proprie mammelle, ma anche se non si sentono niente, anche se non hanno nessun disturbo, è molto importante fare la prevenzione, perché questo ci permette di trovare lesioni piccole in uno stadio molto iniziale, quando la possibilità poi di guarigione è altissima. Quindi io consiglio sempre alle ragazze attorno ai 30 anni di cominciare magari con un'ecografia senologica e attorno ai 40 anni cominciare a fare la mammografia. E voglio ricordare una cosa che secondo me è molto importante, che tante donne non sanno, che al compimento dei 45 anni di età le donne hanno il diritto di fare una mammografia gratuita una volta ogni 2 anni, cioè una legge italiana, la legge 388 del 2000, per cui si possono rivolgere al proprio medico di base, richiedere l'impegnativa con l'esenzione legata all'età, andare al CUP e prenotarsi una mammografia. E poi invece dai 50 ai 74 anni di età si rientra nello screening vero e proprio e si riceverà a casa la lettera per presentarsi a fare la mammografia. Mi raccomando, fatela, non abbiate paura, perché si può guarire di questo problema. Siamo all'interno del camper dove accogliamo le signore che vengono oggi a fare la visita e l'ecografia. Si distendono su questo lettino a torace scoperto, io faccio la visita, spiego l'importanza dell'autopalpazione e poi semplicemente con l'ecografo, perché noi oggi qui non facciamo mammografie ma solo un'ecografia, facciamo l'esame di completamento alla visita senologica che ho fatto. Ok. La persona riceve subito... Gli faccio subito un referto dove... e do anche eventuali indicazioni se dovessi trovare qualche rilievo o dubbio per eventuali approfondimenti che verranno fatti ovviamente in strutture adeguate in ospedale.